Martedì 26 giugno, presso la sala convegni della libreria Feltrinelli in via Quattro Spade a Verona, si è tenuta la presentazione del libro Auf Wiedersehen Claretta, il diario dell'uomo che poteva salvare Mussolini e la Petacci, un memoriale scritto da Günter Langes, giornalista italo-austriaco, e curato dallo scrittore e studioso della Shoah, Nico Pirozzi, per la casa editrice 100 autori. Presente all'evento, il giornalista Nin Guarienti, che ha discusso dello scritto analizzando punto per punto la sua importanza dal punto di vista storico. Ecco gli spunti più interessanti della presentazione. Avrebbe voluto o avrebbe potuto? Ma perché la domanda alla fine è questa, no? Sì. Alla fine tutti ci sono chiesti se Mussolini e Claretta Petacci sono andati incontro alla morte perché il Duce voleva passare alla storia almeno come uno che fino alla fine giocava il suo ruolo, o seppure sono state le circostanze, essendoci uno stato un uomo come Günter Langes che avrebbe potuto magari salvarli e invece non ci è riuscito. Avrebbe voluto e ha obbedito a degli ordini, avrebbe voluto ma non ha voluto lo staff, chiamiamolo nazista, che ha fatto di tutto per che si incontrassero, perché fossero tutelati, e poi alla fine ha deciso no, devono finire in malo modo. Dalle lettere che tu hai letto, che non fanno parte del diario di Günter Langes, ma fanno parte della storia, si evince qualcosa di questo tipo qua, o bisogna credere che Günter Langes avrebbe potuto e basta e non ce l'ha fatta, o avrebbe voluto e non gli è stato permesso di portare a termine questo suo desiderio? Li incontra, e questo periodo è anche un periodo, il 1943, molto importante per quanto riguarda lo scenario complessivo di quel periodo, non solo perché il 25 luglio cade il fascismo, ma anche perché in quell'anno abbiamo altri due eventi importanti. Abbiamo la perdita di Stalingrado, quindi l'evento che in un certo qual modo segnerà il destino della guerra, e poi la perdita dell'Africa, che per l'Italia è l'inizio di una tragedia spesso dimenticata.